Bentrovati e parliamo adesso della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Ve lo anticipavamo ad inizio trasmissione che le due diciamo, festività si sono unite in un'unica giornata, che è quella di oggi, secondo quella che è la legge del 1º marzo del 2024, che ha ricongiunto appunto la festa dell'Unità Nazionale a quella delle Forze Armate. Festa significa, al di là dei momenti istituzionali, anche per chi vorrà, la possibilità di accesso a caserme e strutture delle Forze Armate, per scoprire insomma anche cosa succede all'interno e quali sono anche le attività che si svolgono. Ne parliamo con Fabio Dalcin dell'ufficio stampa del Comando Marittimo Sud. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno. Buongiorno Marina, buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno e grazie per questa opportunità. Dunque, oggi, come dicevi tu prima, Marina, giustamente celebriamo la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, recentemente, insomma, regolamentata da una legge, no? Che rende un po' onore a quella che è l'unità della nazione che si stringe intorno alle sue Forze Armate. Per quanto riguarda Taranto, è, diciamo, importante sottolineare alcune iniziative. Innanzitutto, il luogo dove verranno celebrate e ricordate tutte le vittime della Grande Guerra e soprattutto, insomma, onorata l'Unità Nazionale e la festa delle Forze Armate, è Piazza della Vittoria, dove alle ore 10 ci sarà proprio l'alzabandiera con la presenza della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud e del Picchetto Interforze. Poi alle 10:30 ci sarà l'esecuzione di 21 salve di cannone che verranno sparate in contemporanea dal Castello Aragonese e da nave Morosini, e queste salve di cannone sottolineano proprio il ricordo, servono a commemorare il sacrificio, il valore di tutti coloro che sono caduti per la difesa della patria. Invece un secondo momento alle 11:30 ci vedrà altre 21 spari di cannone, sempre in contemporanea Castello e nave Morosine, e in questo caso è proprio per sottolineare la giornata dell'Unità Nazionale. Tutto culminerà alle ore 12 con la deposizione della corona presso il monumento ai caduti in Piazza della Vittoria. Per quanto riguarda la comunità, Ecco, ci sono esatto, che diverse poi iniziative. ci piacerebbe insomma puntare un po' lo sguardo su questo, perché magari insomma, chi ci ascolta può essere interessato alla visita delle unità navali, ai comandi o alle Ah, caserme. sì. Sì, senz'altro. Allora, dunque, cito per dover di cronaca che Castello Aragonese, ma ormai è noto che è aperto tutti i giorni per le visite. Poi abbiamo la mostra storica artigiana che è visitabile dalle 8 alle ore 18. All'interno dell'arsenale E, militare, sì, giusto? prego. Dico, all'interno dell'arsenale militare la mostra All'interno storica. dell'arsenale con ingresso dalla porta principale in via di Palma. E abbiamo poi, essendo comunque una giornata delle forze armate, quindi a carattere interforze, dobbiamo anche notare che la scuola volontari dell'Aeronautica Militare aprirà le visite dalle 9 alle 12. Abbiamo anche il sacello Tardo Romano presso l'ospedale della Marina Militare, quindi dalle 10 alle 12:30. Abbiamo la stazione aeromobili della Marina Militare a Grottaglie dalle 9 alle ore 12 e dalle 14 e alle ore 16, quindi anche un'apertura pomeridiana. E per quanto riguarda poi la parte prettamente navale, abbiamo la scuola sommergibile con visita al sommergibile primi presso l'arsenale, quindi anche qui con ingresso della porta principale ed è possibile visitarlo dalle 9 alle 12. Abbiamo nave Morosini presso la stazione navale Mar Grande, che potrà essere visitata dalle 9:30 e alle 12:30. Invece per coloro che amano un po' l'aromaticità diciamo, dei nostri fari, il faro iconico di San Vito sarà visitabile dalle 9 alle ore 13, quindi diciamo, un menù abbastanza ricco. Sei pronto ad andare al faro di San Vito? Quella è una Ma cosa sai che mi che piacerebbe in tantissimo. realtà mi affascinava un po' l'idea di andare a vedere il sommergibile. Ah, Mi no, piace ecco, questa quella è idea. proprio A una me cosa. piace No. tantissimo. Ho sognato quando ero piccolino di fare il sommergibilista. In realtà, però, Non non ti mi. c'è, non ci, non ti avrei visto per niente in Oggi neanche io, questa diciamo per fortuna della versione. Marina Militare, ecco. In realtà anche l'idea di andare a guardare il faro Il faro sì. mi piace, è una cosa secondo me, non so, immaginifica, è qualcosa di romantico secondo Bello, bellissimo, insomma, me. questa possibilità veramente bella, quella del faro, ma anche insomma le altre, per chi è appassionato e anche per chi non lo è, semplicemente è curioso.
Sì, ricordo, Fabio, scusa sì. Marina, l'ultima, una piccola precisazione, che il faro di San Vito, oltre a dare l'opportunità di poter interloquire con diciamo, i romantici guardiani del faro, ha anche una piccola area museale, per cui oltre insomma, alla vista che si può godere guardando insomma, dalla lanterna l'isola Cheradi, piuttosto che tutta la zona litoranea verso San Vito, è possibile anche insomma, sostare e prendere atto insomma, di quella che è la storia della farologia insomma, nel Tarantino, quindi è molto interessante. E magari cominciare a capire anche i vari significati della durata delle luci, che cosa distingue un faro dall'altro, Esatto. le mie vecchi, Bello. vecchi ricordi. Grazie al comandante Fabio Dalcini per essere stato con noi dell'ufficio stampa Grazie a del voi di Comando nuovo, Marittimo grazie Sud. mille, un saluto a tutti i radioascoltatori. Buona Grazie, giornata, buona Fabio. giornata. Grazie anche a voi, salve.